Albano Carrisi e sua figlia Jasmine finiscono protagonisti dei social network dopo una storia che quest'ultima ha pubblicato e ha creato parecchia curiosità nei fan. Sicuramente in molti si potevano aspettare questi pensieri, ma non che venissero resi protagonisti di una storia su Instagram. Vediamo cosa è successo. Albano e Jasmine stanno diventando sempre più virali sui social, col pubblico che li ama. La partecipazione come coppia di giudici dei due a The Voice Senior ha permesso al pubblico di conoscerli meglio. La giovane ragazza ha conquistato subito con la sua naturalezza il pubblico. Quello che appare chiaro è che ci siano diversi motivi per seguirli. La simpatia, il talento, la bellezza e la sincerità contraddistinguono questa famiglia che ha fatto la storia della nostra televisione raggiungendo dei livelli straordinari di attenzione. Maggiore, maggiore, maggiore. Quello che possiamo fare è di sicuro renderci conto che due persone così meritano di essere al centro del mondo dello spettacolo. Sicuramente però ci stanno regalando delle perle che non ci aspettavamo e insieme sono di una comicità travolgente. Ma cosa è successo? Perché Albano ha pronunciato quelle parole? La storia è molto semplice, andiamo a scoprire cosa è accaduto e perché Jasmine ha scatenato quella reazione del padre quasi inorridito. Albano e le parole a Jasmine. Le parole di Albano su Jasmine sono semplici, chiare e dirette. L'uomo ha fatto capire che non gradiva quanto fatto dalla figlia e lei ha risposto in maniera semplice e senza tanti fronzoli. Ma cosa è successo? Andiamo ad analizzare a fondo. Jasmine ha mostrato in una storia su Instagram il nuovo tatuaggio fatto. Si tratta di un cuore rosso sul gomito destro molto carino. Albano le chiede, ma quando li fai non ti senti male? La ragazza confessa. Simpatia che li contraddistingue. Il pubblico risponde in massa, divertito dalla situazione e consapevole del bene che si vogliono padre e figlia. Di certo la serata ha regalato un altro pezzo di simpatia che ha messo in mostra la coppia. Noi li adoriamo e voi,